Ciao, sono Elena Varoli e sono la responsabile delle attività educative di HelpCode, che è un ONG genovese che lavora in diversi paesi nel mondo. E da 2 anni abbiamo seguito sul territorio genovese questo progetto, Tutta un'altra storia, che è un progetto nazionale che ha l'obiettivo di trasformare, di provare a lavorare insieme per cambiare il modo in cui raccontiamo, parliamo e ci confrontiamo sul tema delle migrazioni. Per farlo abbiamo raggiunto tanti target diversi, abbiamo lavorato molto con gli studenti, con i docenti, ma anche con giovani gruppi di attivisti locali, con associazioni del territorio, quindi l'idea era proprio quella di coinvolgere attori, voci e partner diversi per mettersi tutti insieme e capire come si può raccontare un'altra storia. L'ostacolo più grande ovviamente è il fatto che questo è un tema fortemente polarizzato in questo momento, quindi è un tema su cui nel momento in cui si apre appunto un dibattito, un confronto, si fa proprio difficoltà a scardinare quei pregiudizi, quegli stereotipi che sono poi già molto consolidati e è difficile riuscire a creare un terreno comune di confronto, quindi si parte molto polarizzati, quindi è difficile proprio aprire la tematica, no? Fare sgombrare un po' il terreno da i preconcetti, quello che nel tempo si è costruito sopra. Una volta che si riesce a fare questo step, abbiamo visto che poi invece c'è tutto un mondo da raccontare veramente. La cosa più bella e vincente è proprio dare la voce ai giovani, dare la voce alle nuove generazioni e noi abbiamo cercato di essere semplicemente dei facilitatori perché questo accadesse. Giovani insieme compagni di classe, amici scoprono grazie al fatto che si sono finalmente dati il permesso di confrontarsi su questo tema, di parlarne in modo diverso, in modo positivo. Magari scoprono storie del loro compagno di banco di cui non sapevano assolutamente nulla e sono proprio i giovani stessi tra loro che si raccontano in un modo diverso e si scoprono e si incontrano, no? Scoprendo le storie l'uno dell'altro. E a quel punto ovviamente la visione cambia completamente perché non sono più dibattiti su idee o preconcetti, ma sono storie di persone reali.